è stata una partita positiva proprio perché facilitati anche da questa assenza che ha tolto una freccia importante dall'arco di Iesi. Dillard, un giocatore di riferimento, il playmaker americano, un giocatore di talento, è stato importante giocare per 40 minuti intensamente, con concentrazione, perché come avevamo detto nella conferenza stampa di preparazione alla partita, poi noi prendiamo energia dalla difesa, dai recuperi, dai rimbalzi per giocare in velocità. E quindi devo dire che la mia squadra ha giocato una partita solida. Un po' l'emblema di questo, è per me importante sottolinearlo, perché la sua è una leadership che sta uscendo in maniera importante, è quella di Tommaso Raspino, perché ha difeso in maniera eccellente su Jones. Jones non ha fatto un canestro da 3 punti, ha chiuso mi sembra a 4 punti, abituato a farne 20 di media. Logico che l'assenza di Dillard ha facilitato il nostro lavoro, ma Tommaso, aiutato dalla squadra, ha limitato in maniera eccellente un altro giocatore straniero, dopo aver limitato già precedentemente Boschwil, Corbett, Reati. Quindi il suo lavoro difensivo fatto con umiltà, fatto sopra di 20 punti, che poi gli ha dato energia per delle belle giocate anche in attacco, deve essere per noi un po' un esempio. Poi un altro pensiero è per i ragazzi giovani, Giovanni, Matteo, Riccardo, Lorenzo, che hanno un pochino meno di anni di professionismo, in questo momento per via della nostra emergenza hanno una bella opportunità, stanno lavorando duro e io lo dico ogni settimana perché vedo quello che fanno in palestra, vedo la concentrazione, come mi seguono e come seguono lo staff, in particolare la partita di Giovanni Poggi, che veniva da un momento difficile dove aveva fatto fatica magari nelle ultime partite contro avversari di livello alto per la Lega 2 come Amoroso, come Hall. Ha lavorato duro, ha aspettato il suo momento e oggi, giocando magari con ragazzi giovani come lui, come Lovisotti, come Totè, ha dato un importante contributo e si vede che è dentro un processo di miglioramento, così come Matteo Ferrara, che sta lavorando sulla sua identità di ala piccola, che può spostarsi anche nell'ala forte. E mi piace vedere come lui possa passare da marcare il miglior avversario esterno come Jones al miglior avversario lungo come Totè. Quindi questa versatilità mi piace. Poi le buone conferme di Visconti e la partita in regia di Maspero, anche questo danno fiducia, però loro devono continuare a lavorare con un'umiltà e una ferocia di alto livello, perché prossimamente avremo partite di livello più alto, con tutto il rispetto per Iesi e per l'assenza di Dillard. Già a Roseto domenica andremo contro una squadra che ha un forte impatto atletico, che ha un grande fattore campo e che oggi ha portato all'overtime la Fortitudo. Intanto ci teniamo la prestazione, i miglioramenti, la fiducia che ci permette poi di affrontare un'altra settimana importante.